In questo video vediamo le differenze tra il pacchetto FSD Full Self Driving Capability commerciale e invece l'FSD Beta. Dopo la sigla. Buongiorno cari amici teslari, in questo video capiamo un po' quali sono le differenze di avere la beta o meno. Da un video è difficile far capire effettivamente le potenzialità dell'FSD beta. Quando nei commenti, magari o sui social, trovo scritto ma senza le righe per terra, oppure le rotonde o altro, spesso si fa riferimento a quello che si conosce. Quindi nel caso dell'Italia o dell'Europa, o di chi comunque non ha la beta, si fa fatica a capire lo step che la beta invece ha fatto per gestire molte più situazioni dell'autopilot commerciale. Quindi in questo video faremo un tratto di strada residenziale senza righe per terra, con una rotonda in fondo appunto a questa strada, sia con la beta che senza beta, e vediamo le differenze. Bene, siamo parcheggiati. La prima cosa da fare per provare la navigazione senza la beta è andare nel menu autopilot, e qui c'è il menu Full Self Driving Beta e io vado a disattivarlo. A questo punto la mia auto è con l'autosteer beta attivo, esattamente come qualsiasi auto che non fa parte del programma beta. Tra l'altro io non lo uso da quando ce l'ho, quindi vediamo un po' come va. Ricordo che questo contesto non è adatto all'utilizzo dell'autopilot normale, perché è un contesto urbano, cittadino, in particolare un'area residenziale, in cui l'autopilot non è ancora programmato per funzionare. Parlo ovviamente dell'autopilot classico, quello normale. Ecco qua, ci mettiamo intanto sulla nostra strada, dove abbiamo subito una curva a sinistra qui avanti, e già adesso non mi fa inserire l'autopilot perché non c'è il volantino qui che mi dice che posso inserirlo. Possiamo vedere che comunque la macchina vede il pedone, il cassonetto dell'immondizia. Ora giro io manualmente e vediamo se in questo contesto ci fa inserire l'autopilot, che è un pochino più definito. Andiamo avanti, ancora niente volantino. Vedete, se io provo, mi fa inserire il cruise control adattivo, che è questo, ma non mi dà la possibilità di inserire l'autopilot. Ora vediamo se magari più avanti c'è in qualche modo la possibilità di inserirlo. Niente, ancora no. Vedete, se io provo col doppio clic, mi dice che non posso inserirlo, non è abilitato per questo contesto. Ora, se la strada avesse le righe per terra, quantomeno io credo che me lo farebbe inserire. Molto interessante. Intanto la macchina sta usando il cruise control adattivo, io ho il controllo dello sterzo. Ecco, questa è una cosa importante, perché mi ha detto che c'era un segnale di stop. Ora in particolare non era per noi, però quello della strada vicino era leggermente inclinato e l'ha visto. Questo invece l'ha visto anche questo in maniera errata, e poi vedremo con la beta come si comporterà. Comunque a oggi ancora adesso non me lo fa inserire, vedete? Ora ci avviciniamo alla rotonda, cruise control adattivo. Ecco, questo è interessante perché in prossimità della rotonda, vedete, mi dice che mi devo fermare. Ora io confermo con l'acceleratore o con la leva, io l'ho fatto con la leva. Ecco qua, sto percorrendo io manualmente la rotonda e la macchina sta gestendo la velocità. Questa è una cosa che non mi aspettavo. Eccoci qui, arriviamo a un altro stop e l'auto si ferma correttamente. Allora arriva una macchina, mi dice di confermare, io confermo con la leva e la macchina riparte. Ora però arriva un'altra macchina e quindi mi fermo perché non si vedeva in maniera corretta. Ora qui ci mettiamo in una strada che ha le righe ed ecco qui che mi fa inserire l'autopilot. Ora io non ho più destinazione, però, quindi lei andrà dritta finché poi a un certo punto mi dirà non so più dove andare, non so più cosa fare. Però avete visto che in un contesto senza righe per terra, senza segnaletica e senza nessun riferimento, il sistema non si poteva neanche inserire, perché ovviamente non è programmato per quello. Ora in questo contesto invece vede le righe per terra
e per quello che può fare va a gestire lo sterzo e la distanza dal veicolo davanti a noi. Adesso mi sta dicendo che a breve ci sarà un semaforo. Ovviamente, se la strada dopo il semaforo verde, in questo caso, continuasse, lei andrebbe dritta. Nel momento in cui, e questo mi è già capitato, il semaforo si divide in un incrocio a T, mi viene fuori un avviso che mi dice: non so più cosa fare, quindi prendi il controllo. Adesso entriamo qui in questo parcheggio, andiamo a reinserire la beta e rifacciamo la stessa strada a ritroso per vedere un po' come funziona. Ok, sono in park. Andiamo ancora nel menu autopilot e a questo punto vado a inserire la beta. Qui ovviamente c'è tutto il disclaimer che mi dice che devo sempre stare attento, che potrebbe fare cose estremamente stupide. Io sì, sto sempre attento. Ok, ed ecco qui che la nostra beta è stata reinserita. Ora vado a reinserire la mia destinazione di prima, esattamente la stessa, che è... Scusate, la vado a prendere qui, eccola qui. Vediamo un po' che strada mi fa fare, se è la stessa oppure no. Mi fa andare di qui, allora gliela forzo io, vediamo un po' come va. No, corretto, giusto. Allora, qui siamo in un parcheggio. Ora io potremmo provare se si ferma all'uscita del parcheggio. Ho i miei dubbi, però proviamo. Intanto, come vedete, senza nessun riferimento mi ha fatto subito inserire la beta. Avanza piano piano, dovrebbe girare a sinistra. Ok, qui mi sono fermato io perché, come abbiamo già visto in altri video, l'uscita dei parcheggi senza stop ancora non li gestisce. Ma niente di che, è solo una questione di mappe, insomma, una cosa che sicuramente arriverà in futuro. Eccoci qua, adesso subito abbiamo le righe, mi ha fatto inserire la beta. Ovviamente la visualizzazione è totalmente diversa da prima, mi sta facendo fare un'altra strada, ma noi la forzeremo a girare dove c'è la rotonda, quindi vi faccio vedere anche la rotonda. Ecco qua, non è questo incrocio, è il prossimo. Vedete anche che la visualizzazione è totalmente cambiata da prima. Andiamo avanti ed è... vediamo se mi cambia subito. Allora, noi giriamo qui a sinistra. Vedete che mi manderebbe dritto perché probabilmente è una strada migliore. Ovviamente non passa da tutte le case. Adesso noi giriamo a sinistra. Speriamo ricalcoli in fretta in modo tale che... io vado piano così ricalcola, in modo tale che mi faccia fare subito la rotonda direttamente con la beta. Vediamo un po', ricalcola, eccola qua. Inserisco la beta. Allora, come abbiamo visto prima, prima delle rotonde si ferma sempre. Questa è una cosa di programmazione. Eccola qui, entra nella rotonda, percorre correttamente la rotonda alla velocità corretta, in uscita di rotonda mette la freccia ed ecco qua che continua a fare quello per cui la beta, a differenza dell'autopilot normale, è programmata di fare. Quindi ora siamo nello stesso contesto di prima, vede i cassonetti, questa macchina che sta partendo, non ci sono righe per terra, vedete c'è stato quel pick up che è uscito dal parcheggio, eppure lei si sta comportando in maniera corretta. Qual è il suo riferimento? Il riferimento è una strada che può avere la sua larghezza. Ora questa macchina ha messo la freccia per entrare in questo vialetto, vediamo come si comporta. Lei aspetta, quando ha la strada libera riparte. Perfetto, io non ho toccato assolutamente niente. Dicevo, il riferimento qual è? Abbiamo una strada di una certa larghezza, lei sa dalle mappe che è una strada a doppio senso e quindi mantiene la parte destra della strada, lasciando ovviamente nel caso lo spazio per le macchine parcheggiate sulla destra. Ecco qui, c'è un'altra macchina dall'altra parte e lei si è spostata leggermente a destra ed ecco che ora arriviamo all'incrocio dove abbiamo girato prima a ritroso e che non ci ha fatto minimamente inserire la beta. Qui la macchina si tiene verso destra, si avvicina allo stop rallentando, ora si fermerà allo stop come è giusto che sia, esattamente in corrispondenza del cartello, non arriva nessuno ed ecco qui che la macchina va avanti per la sua strada. Vede i pedoni, vede le macchine parcheggiate anche sull'erba oltre al marciapiede. Ora io ho impostato
questa scuola elementare, mi entra nel parcheggio della scuola, ecco qui, e ora dovrebbe andare nel parcheggio qui a sinistra all'ingresso della scuola. Ecco qua. Questo è tutto, volevo, insomma, ci tenevo a farvi capire esattamente le differenze tra l'autopilot commerciale e la beta, perché è importante capire che la beta ha una programmazione e delle potenzialità totalmente diverse da quelle dell'autopilot commerciale, totalmente diverse. Quindi questo è tutto per oggi, io vi ringrazio come sempre, vi saluto, ciao e alla prossima.